Eugenio, Nio, mi chiedete sempre di Nio, ragazzi. Nio è un'altra speculazione dalla quale io sto ampiamente a distanza. È un'altra di quelle aziende dove c'è e ci sarà tantissima speculazione. Alcuni la chiamano la rivale di Tesla nel mondo, in Cina. Io quello che ci vedo adesso è tantissima speculazione e quindi in un'ottica conservativa di protezione del mio capitale, direi che io preferisco tenermici alla larga. Allora, dal punto di vista tecnico, cosa vedo qua? Qui vedo, guardate, aspettate che mi vedo questo che potrebbe essere un triangolo simmetrico. Qui quello che vedo è un, qui c'è stato un piccolo, eccolo qua. Rounding bottom che è stato rotto poi con questa candela. Allora, dal punto di vista squisitamente tecnico, quello che ti posso dire è che il prezzo mostra forza, ok? Ma guarda che candele, guarda che movimento. Qui abbiamo candele medie del 28%, abbiamo candele rialziste o ribassiste. Guarda questa candela qua che fa il 19%, in due candele ha fatto il 39%. Ma tu veramente vuoi stare in una. E ovviamente quando scende fa altrettanto, perché guarda qua, con due candele ha fatto il 14%, con 8 giorni, 6 candele ha fatto il meno 35%. Tu vuoi esporre il tuo capitale a questa volatilità? Io no, assolutamente no, è troppo volatile. Allora me ne vado a fare trading sulle cripto. Non faccio trading sulle cripto per la volatilità e poi che faccio? Mi vado a prendere un sottostante, un ticker, un'azienda che mi fa questi numeri. Per me è incontrollabile, non c'è money management che tenga su un'azienda di questo tipo. Se poi vuoi fare una, tra virgolette, scommessa e dire ok, compro Nio oggi perché ho studiato l'azienda, conosco il management e so che può far bene, ci metto una porzione piccola del mio capitale, ma la voglio investire con un orizzonte temporale di 2, 3, 4, 5 anni, allora metti lì il tuo capitale. E se ne riparla tra 1, 2, 3 anni. Ma queste fluttuazioni giornaliere, settimanali, fanno a me spaventano e non voglio esporre a nessun rischio il mio capitale. Ok? Allora, e Delfino anche mi chiede: Marco, ma quindi per il lungo termine non va bene, Nio? Delfino, allora, per il lungo termine, valutare un'azienda per il lungo termine vuol dire studiarne i fondamentali. Vatti a studiare i fondamentali, gli economics di Nio, che tra l'altro è un'azienda cinese e tutti sappiamo che le aziende cinesi possono truccare i bilanci al di fuori della Cina e non è reato, non è perseguibile da legge. Cioè, essendo quotata sul NISE, Nio, i libri contabili che presenta ai regolatori americani possono essere falsi. Ok, è successo già per altre aziende cinesi, quindi i numeri che leggi possono essere falsi. Comunque, detto questo, i numeri che si leggono oggi di Nio non mi fanno ancora oggi dire ok, l'azienda è sana, è robusta, ha trovato il business model, adesso sta scalando. No, i numeri non sono positivi di Nio. Andateveli a guardare e poi decidete da soli. Per il lungo termine dovete necessariamente tenere in considerazione questi aspetti, no? E Delfino, infatti, giusto, Delfino osserva nel commento, è successo con Luckin Coffee. C'è stato lo scandalo della Starbucks cinese, no? Luckin Coffee. Luckin Coffee si è scoperto che aveva truccato i bilanci. Cioè, ragazzi, sulle aziende cinesi purtroppo bisogna andarci con i piedi di piombo. Io non è che non ce le ho in portafoglio 3 o 4 aziende, anche gli studenti del corso azionario abbiamo investito nel portafoglio quello che ho chiamato antirecessione. Ci sono un paio di aziende cinesi, però sono aziende più stabili, che hanno più storia, che hanno business model già, diciamo così, robusti. Non sono aziende nuove come Nio che devono ancora dimostrare tutto, qualsiasi cosa. Ragazzi, sono le 2:15, caspita, 40 minuti oggi queste dirette non riusciamo a farle finire puntuali nei 30 minuti. Bene, ragazzi, che dirvi? Tra poche ore uscirà il nuovo video in cui andrò a parlare di
del Triple Witching Day. Vediamo che cosa succederà in apertura dei mercati americani, poi ci saranno i video sabato e domenica. Noi, vi ricordo anche, ragazzi, una cosa: il nuovo canale YouTube, eccolo qui, ve lo faccio rivedere, si chiama The 10 Minute Trader. Pubblico delle clip molto corte, video più facili da vedere. Qui ho fatto un'analisi tecnica su Apple, qui su Eni, su Moderna. Quindi è un canale che risponde un po' alle vostre esigenze, me lo avete chiesto voi perché volevate delle clip più corti, perché i video che faccio qua sul canale classico, il mio canale, durano 10-15 minuti. Molti mi dicono: Marco, sono troppi 10-15 minuti, allora ho ricavato delle clip più corte. Quindi ve lo ricordo. La diretta di oggi andrà subito sul podcast, anche quello lo potete seguire, il podcast si chiama The 10 Minute Trader, quindi lo trovate facilmente. Ragazzi, grazie mille per la partecipazione. E buon fine settimana, buon trading a tutti. Ciao.